Ciao ragazzi e benvenuti con questa Pushing Box autunnale. Sono felicissima di mostrarvela perché è una delle mie stagioni preferite. L'ho ricevuta oggi e purtroppo, come al solito, ho dovuto sganciare 15 euro di dogana. Ma detto questo, andrei subito a vedere la scatola e poi a deboxarla. Come al solito, troviamo il musino di Pushing qui davanti. Il dorso è decorato con delle foglie autunnali con i colori arancio, giallo, rosso e rosa. Ma io foglie rosa d'autunno non le ho mai viste nemmeno nelle altre stagioni, però vabbè. Giriamo la box e vediamo un funghetto e la taglia che ho scelto qualora dovessero arrivarmi degli indumenti all'interno della box. E ta-ta-da, la codina. Non meno importante sono le zampine che troviamo qui sotto, che come al solito sono magnifiche, cioè vabbè, sono una gioia ogni volta vederle in questa scatola. Detto questo, andiamo a deboxarle e vedere quello che c'è all'interno. La box è aperta e come al solito troviamo questo foglietto che ci va a illustrare tutti gli oggettini che troveremo all'interno della box. Io come al solito lo metto in parte e andiamo a vederci gli oggetti uno alla volta. Partirei con questa che assomiglia molto ad una padella e voglio scoprire bene che cos'è. Allora, ah oddio, è la padella per fare i pancake che io non faccio onestamente, ma ovviamente inizierò a fare dopo aver ricevuto questa box. Ah, il manico rosa, qui devo dire è un trionfo di rosa questa box. E dietro vediamo cosa c'è. Oh, carino, c'è il Pushin che cucina. E qui, vabbè, ti dice come lavarlo, dove poterlo utilizzare, eccetera. Andrei a deboxarlo così lo vediamo meglio del dettaglio. Ragazzi, questa è la padella deboxata, è qualcosa di magnifico. La misura ovviamente è piccolina, proprio perché serve per fare i pancake, ma vi giuro, è qualcosa di meraviglioso. Non vedo l'ora di andarla a utilizzare per vedere come vengono, perché ovviamente essendo in rilievo uscirà proprio il disegno del gattino sul pancake, quindi meravigliosa. Questa la vado a mettere qua accanto e andrei a questo punto a vedere altre cose della box. Continuerei con l'immancabile Figures, che è questa. Ovviamente queste sono cose che trovate all'interno solo di questa box. Oddio, quanto è carino! Questa volta ce l'hanno mandato con un funghetto in mano. Vi faccio vedere come al solito la scatola esterna, che è sempre qualcosa di meraviglioso. Ecco, come vi dicevo prima, sono esclusive loro, quindi questa Figures non la potete trovare da nessun'altra parte, come le cose che trovate all'interno di questa box. Andrei a deboxarla così non ci dà fastidio il riflesso di questo e la guardiamo meglio insieme. Per comodità ho deciso di cambiare l'inquadratura in modo tale che quello che vediamo lo mettiamo qua a lato. Questo è la Figures del Pushin, è carinissimo, molto cicciottello e paffuto. Come al solito sono felice di vedere che è sempre ben fatto, ben dipinto e senza difetti. E questo sicuramente andrà nella mia collezione pushinosa. Lo metterei qua e andrei avanti magari con la maglietta. Ok, eccomi qua. Questa non è una maglietta, ma bensì una felpina ed è qualcosa di meraviglioso. Questa ve la faccio sicuramente vedere indossata e vediamo se anche questa volta la taglia, nonostante sia un XS, sia tipo una S enorme. Continuerei con una cosa che fin da quando ho aperto la box che cerco di capire che cos'è, che è questa cosa qua pallinosa, quasi inquietante. Ah, ok, è un copricuscino 41x41, quindi non so se sia una misura standard, forse la standard è 45, non ne sono sicura, ma deve essere qualcosa di carinissimo. Allora, lo vado anche questo a spacchettare e ci rivediamo. Allora, eccolo qua, vediamo se riesco a farvelo inquadrare tutto. Allora, eccolo qua, questo è il cuscino con queste palline. Onestamente pensavo qualcosa di più carino, non mi fa proprio impazzire, 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 anzi queste palline qua non mi convincono per niente, quindi penso che questo sarà, ragazzi, una di quelle cose che metterò in vendita, quindi occhio se vi interessa. Dietro è normale, tranquillissimo, stesso colore del davanti e non mi fa impazzire, quindi vabbè, ve lo metterò in vendita. Ok, continuerei con questa cosa che è di cartoleria e sapete che io adoro le cose di cartoleria. È un block notes
con Pushin, boh, adorabile, lo adoro. Niente di particolare sul retro, eccetera, ma è semplicemente qualcosa che sicuramente andrò ad utilizzare ed è magnifico. Quindi questa è una delle altre cose che sono felicissima di aver trovato e la mettiamo anche lei qui. Andiamo avanti, direi, con questa cosa di acqua pelosa, che credo sia un'altra coperta o qualcosa del genere. Sì, dovrebbe essere una coperta. È un tappetino da bagno, oddio, ok, lo apro e ci rivediamo. Il tappetino è fatto così, è tutto rosa con il Pushin ed è antiscivolo, come potete vedere. È qualcosa di meraviglioso e questo sicuramente lo utilizzerò nel mio bagno, anche perché il rosa ci sta benissimo in bagno, nel mio perlomeno. Andiamo ancora avanti, mancano ormai poche cosine. Ok, le cose si stanno accumulando e io non so più dove metterle. Vorrei farvi vedere questa cosina, che credo sia una penna. Vediamo. Sì, è una penna. Oddio, carina. Con sempre il Pushin con il funghetto. Andiamo ad aprirla e vediamo bene che tipo di penna è, perché io sono per le penne a sfera. Allora, innanzitutto vi faccio vedere più da vicino lui, che è adorabile, è veramente carinissimo. E poi vediamo, sì, è una di quelle penne che mi dà un po' fastidio utilizzare, perché sono poco pratica con queste penne, sono più per le penne a sfera da battaglia, però è molto 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 carino. Quindi questo va in abbinato sicuramente con il block notice. Poi vediamo, c'è questa cosa pelusciosa, è bellissimo, cioè oddio, è qualcosa di meraviglioso, lo devo assolutamente aprire. Vediamo, questo è semplicemente un peluche con una ghianda, che è qualcosa di meravigliosamente meraviglioso. Oh, è stramorbido. Ok, va bene, è stupendo. E nulla, è semplicemente un Pushin di peluche con in mano questa ghianda. E wow, fantastico, mi piace un sacco. E adesso rimane l'ultima cosa, che onestamente non riesco a capire che cos'è. È un po' che la guardo. Ok, ho letto shower, quindi vuol dire doccia, e quindi inizio a preoccuparmi, perché non ho idea di cosa possa essere. Dovrebbe essere, allora, se non ho capito male, oddio, ok, è una tenda da doccia. Non saprei neanche dove metterla io la tenda da doccia, perché non la utilizzo. Quindi forse probabilmente questa sarà una delle cose che venderò. Questo è il disegno che si trova all'interno della tenda, con lo scoiattolino, il Pushin piccolino che suona il flauto e l'altro grande che lo ascolta. È sicuramente molto carino come accessorio da casa. Cosa dire, ragazzi, sono contentissima di questa box. Ho notato che più che essere su temi dell'arancio e dell'autunno, purtroppo un po' troppo sul rosa, ma detto questo sono abbastanza contenta. Vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!